Ci siamo perse? Direi di no. Ehi, un po' di fiducia. Va bene. Lei si chiamava Dina. Che mi dici di quei pazzi cannibali che hai incontrato con Joel? Ce l'avevano con voi? Forse questi del VLF sono collegati a loro? No. Non mi sembrava lo stesso gruppo. E i trafficanti del mercato nero di Boston? Dina, Joel ha fatto arrabbiare molta gente. Non ha senso indovinare. Ok. Almeno finché non avremo altre informazioni. Posso andare di qua, sì? Ma sono più o meno libero all'esplorazione, mi sa di no. Oh, il DualSense sta vibrando. Un pochino. Ora non più. Vabbè. Di certo non è ottimizzato per il DualSense questa esperienza di gioco. Allora, qua c'è il nostro bel percorso. Che fa? Salta? Bravissimo. Ah, qua possiamo pure un attimo. Quello è un bivio. E qua. È un finto bivio. No, non posso sparare, quindi secondo me qua non ci sarà tanto da... Ma non so neanche se ci sono raccoglibili qua, collezionabili. Out. Sì, ci stiamo avvicinando. Inizia a guardarti intorno. Ok. Ma come si scendeva da cavallo? Ah, si scendeva qua, quindi posso scendere. E posso risalire. No, scusa, risalgo. Ok, quindi siamo un attimo più liberi di esplorare adesso. Però di qua non c'è niente. Pare. Attenzione, si è incastrato il cavallo. Allora, tagliamo di qui. Sì. Certo che le macchine si sono arrugginite abbastanza velocemente. Ci siamo. Forse mi sbagliavo. Allora sai dove stai andando. Allora, io i camper me li esplorerei. Però il problema è andare a destra o andare a sinistra? Devo andare un attimo di qua, vediamo se c'è qualche cosa qui. No. Vai a lì. Ma poi quella mi segue oppure ti fai i cazzi suoi. Ma forse qui è chiusa la strada. Qui non si può andare. Qui non posso scendere. No, sembra di no. Va bene. Perché sono sempre attirato verso la strada giusta? Io voglio andare nella strada sbagliata prima. Arrivo. Però un po' di stamina gliela potevano mettere per rendere ancora un po' più sfidante la storia. Possiamo controllare che c'è? No. La cazzo è finita, Dina? Ah, lì c'è un qualcosa da controllare. Road work, ok, va bene. Lavoro in corso più avanti, e questo l'abbiamo visto. Aspetta un attimo che do una controllatina, perché... Allora, vediamo un po' che c'è sta qua. È un documento. Una mappa. Ingrandisci, leggi, benvenuti a Seattle. Va bene. Sti cazzi. Ora, allora, sì. Qua. Collezionabile.
Sti cazzi. Allora, così si accende, si spegne la torcia. Qui c'è del alcol. Qui nient'altro. Allora, ho trovato un po' di biletta. Qualcosa di Quindi, utile? se. Una mappa turistica? Beh, è già qualcosa. Qui. Nada. Allora. Andrei un attimo a piedi. No, prendiamo il cavallo. Senta, signorina, dove cazzo va? Venga, venga. Dai, dai. Bravissimo. Ma di là suppongo che non si possa andare. Facciamo la scia di auto. Sembra tranquillo. Già, pensa come nascondiamo bene le nostre vancuste. Lo so, è questo a spaventare. Ok, occhiatino a destra, occhiatino a sinistra. Allora, qua c'è un. Ok, a destra niente, a sinistra sì. Un po' lunghetta questa ricerca. Ecco. Oh, è questa la ZQ. Già. Occhio Qua succede alle qualcosa. sentinelle. Qua è meglio procedere a piedi, secondo me. Allora, qui è tutto recinteto. Qua non ci Sembra ci sta siano delle niente. crepe sulla parete in alto. E le tre Le guarda. vedi? Sì. Ma dobbiamo riuscire ad arrivarci. Un momento, una cosa VLF, alla volta. intrusi uccisi a vista. Tentateci. Almeno sappiamo di essere nel posto giusto. Dove sono tutti? Hanno nessun avviso. Significa che sono in ingresso. Allora. Guardo un po' bene perché non vorrei perdermi cose importanti. Tipo, qua c'è qualcosa da una quale si entra, sicuramente per far qualcosa, se no che stiamo a fare? Ma secondo me qua nemici non ce ne stanno, quindi andare un attimo senza calarmi troppo. Ecco qui un documentino, ingrandisci e leggi. Fedra, stadi dell'infezione, stadio infetto 1, il cordyceps ha assunto il controllo delle funzioni motorie della vittima, rapidi agili, infetti allo stadio 1 in genere viaggiano in gruppi, non lasciate che vi circondino, stadio infetto 2 si nascondono e tendono imboscate alle vittime, spesso aggirano la preda per attaccare la spalla avvicinandovi con cautela guardandovi intorno. Ah, quattro stadi. Stadio infetto 3, completamente ciechi, udito molto acuto, usano l'ecolocalizzazione per scovare la preda, stategli lontani. Infetti allo stadio 3 sono molto noti per i loro attacchi feroci e estremamente letali, questi sono i clicker. E i 4, almeno credo, evoluzione rara ma molto pericolosa dell'infetto allo stadio 3. Sono dotati di incredibile forza e sono in grado di lanciare proiettili acidi, non affrontare tranne se assolutamente necessario. Ok, ricordo che c'era un mostro del genere anche su The Last of Us 1. Dei clicker un po' più ciccioni. C'è niente. Mazza è fregatura, oh. Allora. Qua non ci sta nada. Ce n'era un altro di questi, sì. Un momento, signorina, qua facciamo un attimo di esplorazione per come si deve. Rifaccio una cosa del genere per andare avanti, suppongo.
Comunque, scalette a parte. Allora, vediamo che ci sta qua dentro. Documentini, cose, proiettili, no, niente, una minchia niente. Qua? Qualcosa di utile? Eh no, sto Non cazzo resta c'è. molto. Sta tutto vuoto. Tranne dei documentini. Allora, ingrandisci. Quando arrivi al cancello, cerca un soldato di nome Kieran. Digli che ti mando io. Consegnagli il chilo e ti farà entrare. Buona fortuna. Ok. Allora, vediamo adesso un attimo come organizzarsi in maniera tecnico-tattica. Sono gabbie. Celle di detenzione. Le usavano anche a Boston. Qua c'è qualcosa. Un pannino. Qui nada. Qui è dove ero prima. Suppongo, sì. Quindi la cella è tutto ok. Se non ho dimenticato nulla, sono sti cazzi. E adesso cerchiamo di capire come cazzo dobbiamo andare via da sto posto di merda. Qui. Ah sì, c'è qualcosa. Granagiuini. Allora, signorina, lei diceva che c'era un modo per arrampicarsi da qualche parte. Ok, ha scritto qualcosa. Voce nel diario. Leggi. Non riesco a dormire, lui continua a vedere lui con la testa. Dino non ha una bella cera, forse ha preso l'influenza. La sua presenza mi tranquillizza, vorrei cambiare in qualche modo. Yakima ha trovato un altro campo lungo la superstrada. Non è detto che si tratti di Tommy, ma sono 2 settimane che non incontriamo anima viva. Dita incrociate, intrusi uccisi a vista. Quanti siete? Quante persone avete ammazzato? Ok. Pensieri di Ellie. No, ho sbagliato, scusate, che fa? Intruso ci si è visto, ok. Vedi Suggerimento. un'entrata? Ellie, il tetto lassù? Ma io ancora non c'ero arrivato qui. Sì, però come cazzo ci arrivo, perdonatemi. Devo lanciare, ma sembra un po' coraggioso. No, non ci arrivo mai là. Come cazzo ci è arrivata la signorina? Scusi. Che ne dici? Ma com'è arrivata lassù? Perdonatemi, puoi salire qui sopra, no? Aspetta, devo fare un giro. Va bene, ci riproviamo. Fammi avere un attimo un po' una visuale del tutto. Aspetta. Madonna, ma si è fatto tutto sto giro nel frattempo che vi stavo girovagando nel nulla. Bravissima, bravissima. Allora. Dai, famo una cosa da tattica. Dina, dammi una mano. Ok. Mazza, qua stanno due pesi massimi qua. Brava, Io resto di guardia. Tu cerca di aprire il cancello dall'altra parte. Va bene? bravissima. Allora, qua in teoria non ci dovrebbero stare tanti zombie. Siamo in una zona, tra virgolette, armata. Famo attenzione. Allora, io di qua potrei saltare, ma per quale motivo? Perché di qua non posso andare. Quindi sbatacchio. Ah, equilibrio, ok. Devo fare così. Madonna santa. Qua ci caliamo. Forse non è necessario stare così in bassi.
Di qua saliamo su. E di qua devo saltare. Sembra un po' sfidante come cosa. Madonna santa! Ma che stai fuori? Tutto ok? Stavo solo morendo. Cioè, potevamo stare belli tranquilli a casa nostra, insomma. E or dunque, quindi siamo saltati qua per fare che cosa? Giovane. No. Ah, ecco, infatti non scavalcava. Ma che cazzo stiamo a fare qua? Non sembra molto popolosa qua la storia. Vabbè. Quindi ci saranno degli Dove infetti. sono quei bastardi? Ok, qua non c'è niente, scendi pure. Piano piano, che se no ci spacchiamo le ditina, le tibiette. Oh, piano, eh? Che t'ho detto? Ah, proprio, è atterrata così, già distesa. Bene. Allora. Ah, scavalla tutto. Fai finta che non ci sia un olio cuore. Bloccata. E allora, prima di sparare un proiettile, magari attirare delle persone indesiderate. Vediamo se c'è un'altra strada. Ok, qui serve la corrente. Hai visto? Allora, là c'è qualcosa. Ah, un mattone, very good. Forse con il mattone possiamo un attimo fare una cosa tecnico. Tattica. Controlliamo sempre un po' tutto. Documentino. Ok, Allora. si sa quando risale. Cancello principale 015 nord 1382, va bene. Qua sono dei codici per le porte, suppongo. Gira. Eccolo qua, ingrandisci. Stiamo preparando una grossa operazione e Isaac, È già qualcosa. il centro di ricerca di risorse, recupera la benzina dal garage del tribunale e dalla cupola e portala al rifugio della base del Severena. Va bene, abbiamo qualche informazione in più. Qua ma il mattoncino si è rotto? È esploso con... Questa la possiamo aprire? Sa mai ci dovesse tornare utile. Beh, qua non ci sta niente, qua. E sti cassetti sono tutti una cazzo de roba inutile. A un certo punto dirò basta ed è lì che metteranno una roba interessante. Questo sia un classico. Allora, signore, lei Intimidatore. è carico? Ah, ok. Ah, giusto. Carino il minigame. Aspetta, posso aprire di qua? Manco per fare tutto il giro. Ah, il mattoncino sta lì. Ah, merda. Oh, famo attenzione, già stavo morendo 6 volte. Ok. No, vorrei mettere un attimo la pistola, ok. Vicino magari dopo. Bam. Arrivo, arrivo, eh. Momento. Ehi, va tutto bene? E quel rumore? Ho aperto il cancello. Ora devo provare con questo.
Un po' se ci sono cose, robettine nascoste, no, c'è un cazzo. Allora, tutti sti carri, non c'è niente da recuperare, no? Un mitragliatore, un bazooka. Allora, qua cassettino. Vuoto il cassettino. Questo penso serva per il cancello, ma ancora non funziona, perché sennò non avrebbe senso. Sicuramente qua un documentino, c'è il documentino, l'ho visto sflashare, no? Va bene. Niente cassettino, niente documentino. Ho preso qualcosa che non ho visto cos'era. Va bene, di qua non si può fare niente. Qui mi devo addentrare ancora un attimo. Aspetta, no? Serve corrente. Ah, forse devo fare un travaso di cavo, probabilmente. Allora, un momento. Se stacco questo. Tutto bene? Ah, è rimasto aperto. Ai. Ah! Ok. Probabilmente però questo non ci arriva. È trasporto, ok, però questo non ci arriva là. Ma manco per il cazzo ci arriva. Non posso trasportare questo? Forse non posso tipo lanciarlo il cavo. Cioè, per curiosità, eh. Eh sì che posso lanciarlo. Onestissima come cosa, onestissima. Allora, vediamo se ci capa. Dai che ci stiamo. Sì, pari pari. Visto? Ok. È qui? È bloccata. Come ci giungo là dietro? Questo qua non salta. Allora, no, qua sopra non posso arrivare in nessuna maniera. Sembra. Dovrei salire qui sopra, ma non sembra che ci sia un modo per farlo. No, no, che cazzo fai, giovane? Ma no. Qua? Ce la fai, dai, da qua. No, 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 non così. Da qua ce la puoi fare. E niente. Questo è un attimo. No, si è rotto. Vabbè, sti cazzi, dov'è la console qua? Ah, il passcode. Aspetta un momento. Qual era? No. Momento. Orologio di Joel, è nuovo? Vabbè, ok. Codice cancello presidio. E questo che codice cancello è? Main gate 0512. Onesto. Onestissima come cosa. Sì. Madonna. Un bel botto.
Posso aprire altre porte, perdonatemi. Eh no, si è disattivato. Allora, giovani. Di qua non... Sono morto? Cosa... Ellie? Lì c'è... Cosa... Ellie? È ascesa? Ad un livello di comprensione superiore. Vabbè, che devo fare? Rivedo checkpoint, sì, magari proviamo a... Ok. Va bene, non so cosa è successo, però è stato divertente. Allora, ma posso riprovare, ma giusto per così dire, avevo fatto tipo una cosa del genere. Poco fa eravamo ascesi al cielo. Vabbè, niente. Va bene. Possiamo scavallare qui? No. Come no? E che famo? Qua è bloccata. Ah, giusto, col cavallo mio scavallare, hai ragione. Perdonatemi. La porta bloccata non lo so sinceramente, vabbè, vediamo se di qua si può fare qualcosa, ma non sembra. Vabbè, cominciamo già a perdere robe. Che non fa tanto piacere, scusi Ellie. Cavallino, l'ostacolino, bravissimo. Ok, sinistra dovrebbe essere chiusa, gli do un'occhiatissima velocissimamente per confermare che è tutto chiuso, non c'è niente da raccogliere, sembrerebbe di no. Invece sulla destra, bravo cavallino. Oh merda, guarda. Hotel Serevena. Deve essere Ok. questo. Gate East 2, ok. Ok. Abbiamo anche i Cerchiamo di codici per passare questo. il cancello Fedra Merda. Originale. Dritto al punto. Avviciniamoci a dare un'occhiata. Sì, un momento, do un attimo un'occhiatina qua in giro. Left, ok, qua c'è un generatorino. Fuck Fedra. Se a Boston ti avessero beccato a scrivere certe cose, ti avrebbero pestato a sangue. Come minimo. Bei posti, queste ZQ. Sai il codice? In quel messaggio ce n'erano diversi. Aspetta, no, c'è scritto qua Ma Est 2. prima dobbiamo Dobbiamo ripristinare ripristinare la la corrente. corrente, infatti, sennò che stiamo a fare. Allora, cerchiamo di ripristinare questa corrente. Dobbiamo andare col cavallo di qua, mi sa. Qua ci do un attimo un occhio, però mi sa che non c'è niente. Scusi. Olè, e il cavallino dove l'abbiamo ubicato? Eccolo. No, che cazzo, ho scambiato lei per il cavallo. Cavallino, eccolo qua. Bello bellino, avanti. Giovane, cavallino. Non possiamo salire sopra il cavallino? Dobbiamo andare di qua, o no? Qui? C'è un documentino. Vediamo un po'. Leggi censimento ZQ di Seattle. Respinti espulsi. Vabbè, chiaramente gli ammessi li hanno sempre di meno, gli espulsi sono sempre cresciuti e i respinti più o meno stabili.
Sergente Ward, le reiterate azioni di disturbo della ULF, sommate agli attacchi degli infetti e alle infestazioni di spore, ci hanno impedito di rispettare le quote di distribuzione dei viveri. Chiudete l'accesso alla città fino a nuovo ordine. Per alleviare il carico sulle scorte di cibo, procedete con i rastrellamenti ed espellete ogni criminale catturato. Tutti i crimini di seconda classe sono da oggi passibili di espulsione. Il tempo stringe. Ok, abbastanza chiaro, non si può Infatti, girare. vi siete fatti parecchi nemici. Signorina, allora qua seguiamo sto cazzo di cavo, vediamo dove va. Allora, il cavo è attaccato, però questo non è alimentato, quindi vediamo dove va il cavo. Il cavo va da qualche parte qui. Infatti qua c'è il generatore. Ok, avanti. C'è bisogno che mi segua. Potremmo dettare il... Manca la benzina. Niente benzina. Maledizione. Oh, Ora che possiamo facciamo? prendere il cavalluccio, Oh, sì. merda. Il foglio. Cosa? Il messaggio parla di benzina nel parcheggio del tribunale e alla cupola. D'accordo. Parcheggio del tribunale e cupola. Hai idea di come trovare questi posti? Montiamo in sella e vediamo. Tommy sarà passato di qui. Penso di sì. Tommy, secondo me, è morto il giorno dopo. Dove Quella è siamo? una cupola. La tieni premuto per accedere alla mappa. Direi che siamo qui. Ah, bene. Aspetta che lo segno. Ok, gira. Ok. Che devo fare con quella freccina, scusate. Allora, però se c'è pure una parte di orientamento, sono da una parte nella Che merda, diavolo è però dall'altra successo qui? parte è molto interessante. Penso che l'esercito abbia bombardato a tappeto i quartieri in mano agli infetti o dai ribelli. Mi sembra eccessivo. Beh, di solito funzionava. Nata a non crescere in una ZQ. Comincio a pensarlo anch'io. Allora, questa è una cupola, sì, quindi Il centro vediamo. distribuzione razioni. A Boston c'erano code fino in strada e poi faceva schifo. Io impazzirei. A qualcuno succedeva. Ok, è chiuso, ma già ho visto l'entrata dall'altra parte, quindi non. Guarda quelle vetrate decorate. Ormai sono rare. Fuel distribution, ok, distribuzione del carburante, che è molto chiaro. Aspetta, però c'è anche un percorso di qua. E qua posso andare? Sì, allora qual è la via giusta? Distribuzione carburante. Forza. La Fedra non risparmiava sulle barricate. A Boston mancava spesso il cibo. La fame rende disperati. Vabbè, forse la scala è il punto giusto. Qua non porta da nessuna cazzo di parte. Allora, signora Dina Crodina, avanti. Facciamo una cosa rapida. Cerchiamo di rimanere indenni. Allora. Che è? Forte. Bomba? Bomba stordente, ok. Very good. Formula sbloccata, ok. Questo è un documentino, vediamo un attimo, lo leggiamo pure. Soldato Miller, stando a una soffiata ci sarebbe un rifugio del ULF tra le Spring e la Quinta. Tra la Spring e la Quinta. Prendi tutti gli uomini disponibili nel tuo settore e dirigiti sul posto immediatamente. Giustizia ai sospetti, metti in sicurezza l'area, attendi un mio avviso, Sergente Ward. Spietato il Sergente Ward. Quinta e Spring. Ok, nuova posizione della mappa, no? Tengo premuto per visualizzare, ok. Ok, va bene. Quindi andiamo segnando dei posti che magari poi dovremmo un attimo trovare. Troveremo mai, ovviamente. Cassettino. E questo che è? Bingo.
Puoi configurare un'arma per fondina. Eventuali altre armi vengono inserite nello zaino. Seleziona pistola. Tieni premuto per aprire lo zaino. Ah, il revolver. No, no, teniamo questa per adesso. Capito. Però, insomma, vai un attimo. Se invece non c'è niente, ok. Questa è una cosa stordente, ok. Very good. Ma allora, scusatemi, questa non è un'entrata. È una perculata. Non è qui che si entra. Aia! Le gengive. Facciamo un attimo una circonnavigazione del tutto. Qua non si va da nessuna parte. Signora Dina, poi potremmo lavorare anche un attimo in parallelo, no? Qua non c'è niente, no, sembrava. Mazza, se quella non ci dà il cavallo. Stavamo ancora sotto casa. Allora, quella è chiusa, di qua si può entrare, vabbè, quello l'abbiamo visto. Vediamo se di qua mi sono perso qualcosa. Eh sì, magari di qua si deve fare qualcosa, vediamo. Sei tu, Dina? Sì. Ah, vedi che di qua si fa qualcosa, va bene. Bam. Ci passi? Vai, lo tengo io. Oh oh. Degli infetti. Stai giù. Oh cazzo, nell'erba. Ne stanno uno e due. Sprecare colpi. Vabbè. Come che mi ha visto? Non ho ben capito quello che è successo. Va bene, comunque. Anyway. Li abbiamo eliminati tutti. Sì, a Sì, sto giro ho fatto direi di sì. schifo io, eh. Facciamo subito una bella di queste, però non la uso al momento. Vabbè, a sto punto usiamo la pistola, sti cazzi. Volevo far caciara. Certo, se eravamo con Abby, prendiamo a pugno. Si schiva con L1, perché non schivava? Non ho capito. Ah, di qua dobbiamo scavallare, però. Sì, andiamo di qua. Ma ah, ma sono Cricker. Aia. Secondo me qua finisce male. Siano finiti. Non capisco. Se c'erano ancora delle persone, perché non hanno ripulito la zona? Forse non sono arrivati qui. Forse. Troviamo la benzina. Latticciuolo. E no, troviamo munizioni perché siamo proprio zero, zero totale. Che c'ha la piantina che fa su e giù? Vabbè. Allora, sì, bisogna anche un attimo prendere mano col combattimento qua, perché
Già questi due sono andati veramente male. Non carica più di zaino. Devo andare un attimino più di stealth, più di ragionamento. Ma che figata. Vabbè, sembra pulito. Zitti, zitti, ma che è sto casino? Ah, di là non possiamo andare, va bene, quindi possiamo scendere solo. Questa è una Zitti. sinagoga. Dove stai? Sì, arrivo. Arrivo lì e ti dico di sì. Come fai a dirlo? Primo, ci sono menorah alle pareti, un simbolo ebraico. Poi non sono stata avvolta dalle fiamme. Avvolta dalle fiamme? Era una battutaccia. Ah, tanto per cambiare. Ma smettila. Qua niente. Ma io devo vedere se ci Quanti ricordi stanno legati a quella munizioni. sinagoga? Mia sorella mi portava spesso in sinagoga. Non mi sei mai sembrata Davvero? molto religiosa. No, ma discendo da una stirpe di sopravvissuti. Per il giorno del contagio? Non solo, anche l'Inquisizione, l'Olocausto. La mia famiglia l'ha sempre scampata. O quasi. Posso? Ah, merda. La serratura è di là. Carburante. Dobbiamo solo andare lì dietro. Ah, e qua mi devo infilare. Allora, un momento, perché voglio vedere anche se di qua c'è qualcos'altro. Allora, qua ci sono delle cose. Ma munizioni, no? Perché poi se non mi dai munizioni io poi continuo ad andare di coltellino e continuo a prendere legnate. Qua niente. Ah, Ok. stesso giro. Aspetta. No, sembravano munizioni. Quelle erano munizioni? Sì, erano munizioni. Ben tre. Tre colpi. Con la mia cazzo di precisione non ci faccio proprio niente. Ma questo lo posso mettere qui. Bravissima, salici. A risalici. Via di Ritiriamo. Atanichetta. Diavolo. Ehi, contieniti, è un luogo di culto. A secco. Mo qua una bestemmia non ci sarebbe. Conviene provare al tribunale. Almeno abbiamo Vediamo recuperato la com'è. tanichella. Hai visto? Che devo risalire di qua. E riandare di qua. Sbloccare la porta. Ora mi chiedo se quel carrellino Tu effettivamente preghi si ancora? potrebbe utilizzare per andare in altri Volte. luoghi. Davvero? E quando? Quando abbiamo preso posto. Quando O abbiamo? sulla tomba di Joel. A volte dico qualche preghiera tra me Ah, ma dai una mano, che devo fare tutte cose io, giovane? Allora, che stai a fare? Prega che mi viene. Che mi viene l'ernia. Funziona. Mi aiuta a calmarmi. A mettere le cose in prospettiva. Sì. A Serve per accettare il dolore. me sa che mi E aiuta una mano. dimostrare A le spostare gli strade. oggetti. Allora, Ne sono certa. qua abbiamo qualche cosa. Ehi, che stai facendo? Posso No, usarlo no. per arrivare sull'altra balconata? No, 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 no. Dobbiamo controllare l'altra stanza. No, no. Ok. No, 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 no. Cazzo, occhio, Ellie. Tranquilla. Regge. Guarda, vorrei un attimo andare di. Madonna, bellissima però sta storia. Aia! No! Madonna che sono caduti di faccia. Allora, vabbè, tanto devo fare questa cosa, non ci siamo fatti manco niente. Ottimo. Allora, vediamo che c'è di qua.
cos'è? Questa è la Torah. La cosa? Scritture sacre. Una sorta di Bibbia ebraica. Hai visto? Mia sorella sarebbe impazzita. Quella che avevamo in New Mexico era mezza andata. Ok. Beh, almeno non hanno buttato via tutto. Beh, prendiamolo, magari la tiriamo su a qualche mostro, vediamo se si fa qualcosa tipo crocifisso style con i vampiri, no? No, ma quindi non c'era niente qua dentro, a parte il dialogo nascosto. Ma qua la devo recuperare al volo, mannaggia. Ah, vai un po' più su. Brava. Vai. Fatto molto bene il movimento. Olè. A posto. Facile. Abbiamo fatto Indiana Jones. Coraggio, Dina. Allora, di qua sicuramente si esce, però anche qui c'è uno stanzino nascostino. Sembra che ci sia nessuno. 5774. Siamo nel futuro? No, capra, è un calendario ebraico. A Capodanno mia sorella mi regalava sempre una mela coperta di miele. Oh, come ne vorrei una. Ah, 35. Vediamo se possiamo fare qualche cosa. Kit rapidi, sì. Però non posso scegliere io. Incrementa la tua energia massima. Uccide un agente nascosto 2 e tenace. Cioè, non posso scegliere che cosa potenziare. Soltanto una progressione lineare. Vabbè. Documentino. Allora, leggeriamo. Tenente Torres. 70 anni fa mio nonno fuggì dalla Germania con la sua famiglia all'insorgere della Seconda Guerra Mondiale. Ci riuscì grazie al suo buon cuore e al coraggio di una famiglia polacca. La ruota gira, la storia si ripete. Stanotte la mia famiglia ha fatto i bagagli. E in virtù del suo buon cuore lasceremo la città scortati dai suoi uomini valorosi. Grazie per avermi aiutato a preservare la nostra Shul. È duro abbandonare la nostra casa, ma sono le persone a contare realmente quelle ancora vive. Lei porta sulle spalle un fardello gravoso e spero che le nostre chiacchierate notturne le siano state di conforto, se posso lasciarle. Spero che tu ce l'abbia fatta. Credo di no. Attenzione, un piccolo appuntino. Nuova voce nel diario. Vediamo un attimino. Leggiamo... Allora, dite incrociate, se penso a Joel, a lui rivedo tutto, la pelle squarciata, la bocca attonita, le viscere esposte, non voglio che lei mi ricordi così, voglio morire, meglio morire da sola. Lei è morta da sola, c'era suo Dio con lei, lui era solo alla fine. Ho scritto tutte queste cose. Ah, vedi. Ah no no no, scusami, quelle non le avevo lette. Fino al gufo ce l'ho arrivato sicuramente. Idaho Falls, stanotte Dina ha catturato 3 lepri, ammazza, ha imparato a costruire le trappole della sorella e ha funzionato alla grande. L'appetito non mi è ancora tornato però, sto sforzando di mangiare. Twin Falls, ho trovato un accompagnamento... Ah, questo invece l'avevo visto, ok, va bene, dovremmo aver letto tutto. Allora, signora Cordina, andiamo di qua dove... usciamo. Vabbè, tirati giù. No, 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 non c'è bisogno di far così. E quindi mi devo buttare da qui. Ok, depenna la cupola dalla lista. Ora cerchiamo il tribunale. Ok. Io direi di cercare oggetti utili prima di proseguire. E dove li troviamo questi cazzo di oggetti utili, giovane? No gas, ok. E il tribunale non lo so dove sta. Vabbè, vediamo un attimo di... Ah, di qua ci siamo già stati. Di qua sopra ci siamo già stati. Cavalluccio sta qui. Se non altro qui c'è silenzio. È strano girare una ZQ senza rumori di camion.
Oh, spari ed esplosioni. Mia sorella evitava le ZQ proprio per questo motivo. Diventava allora, vediamo un attimo di... A volte si svegliava urlando nel cuore della notte. È terribile. Teneva sempre uno zaino pronto per scappare al minimo segnale. Ma qua posso entrare? Nello stesso posto per troppi giorni. Era una tortura. Oh, Giovane, si insinui. Ma scusi, perché non ci possiamo insinuare di là? Riconosci qualcuno? No, sono passati anni. Quelli venuti a Jackson erano troppo giovani. Qua c'è un cancellino, qua si può scavallare. Cioè, guarda che casino che abbiamo fatto quando c'è stava la portina già aperta. Allora, vediamo un po' se ci sono delle robe qua. Documentino. Yes. Madonna, tutti i documenti. E leggi. Un'altra giornata in paradiso. Dottore in paradiso. Qui. Ah, ci facciamo il disegnino. Va bene. Vediamo lo stesso disegnino. Ah, il mio disegnato del cavallo. Va bene. Very, very good. Allora, il giovine. Di qua si potrebbe anche scendere. Questa zona è molto, molto vasta, molto ampia. Di qua si continua. Però c'è sta cupoletta, un attimino da dai un occhio. Me lo segno. Che ti segni? No, posizione sulla mappa. Punto interrogativo. Va bene. E qua ci stanno robe. Qui non sembra esserci altro. Questo è un banco da lavoro. Allora, revolver. Che ho fatto? Cadenza di tiro, stabilità, rinculo, capacità. Allora, io direi capacità. Minchia, 50. E creava. No, mi servono più colpi. Apposta, non posso fare niente. Ah, quello danni faceva. Mannaggia. Non avevo mica visto. Qui questo fa qualcosa? No. Va bene, allora dare un'occhiatina anche di lì e poi magari il tribunale ci vado un'altra volta. Mi incuriosiva questa parastrava. Aspetta, qua stiamo aggiornando cose. Ok, tutto punto interrogativo. Ok. Sembra il negozio di musica. Caspita, chissà come doveva essere ai tempi. Beh, come ora, con dentro nessuno. Gli sneak habit. Sick habit. Cambia poco. L'abbiamo ascoltato insieme giusto un centinaio di volte. Lo ascoltavo solo perché ti trovavo carina. Scusi, giovane. Ah. Facciamo così. Scusi, come lo... Mi farei sprecare un colpo di pistola? Mannaggia a te. Metti il revolver che non c'ho più colpi di là. Qua c'è una bottiglietta, no? Ah, la chitarra! Tabino! È praticamente amplificata la chitarra nell'audio.
Mentre questa è una chitarra acustica. Dovrebbe suonare così. Perché non è autoamplificata, però, insomma. Non conosco la melodia. Che cos'era? La panella, che cos'era secondo te, giovane? Beh, non era male per essere niente. Ricordi quella notte al falò? Certo. Ah, la mette bene però le ditina. Bene, dita per gli accordi. Che classe. Ma te lo voglio sentire l'acuto. Ma vediamo come te la cavi. Fai il cuore almeno. Sta di non fa un cazzo. Perché non mi hai baciata? Avrei voluto. Anch'io. Va bene. Rimettiamoci in marcia. Io lascerei la chitarra, eh. Spaccata in testa uno zombie potrebbe essere insospettosamente efficace. Bene, comunque, insomma, più che stavo oggettini, presto stiamo trovando dei dialoghi segreti anche un attimino interessanti per capire Tizio e Caio. Allora, qua abbiamo i Pearl Jam. Molto bene. Posso suonare la batteria? Che classe, eh? Allora, qua abbiamo il reparto percussioni. Qualcuno è stata percossa più del dovuto. Di qua probabilmente si esce, ma non voglio uscire al momento. Vediamo se.
Che fa? Guarda un po'. No, no, io non la suonerei la batteria, eh. Carità molto bella, però siamo un attimo in Oh, una wow, un ritmo a dir poco travolgente. carta Sei pronto? collezionabile. Ho talento. Das Wolf. Ammettilo. Che ti amo? Fa come vuoi. Formeremo una band. Vero nome Beh, sconosciuto. puoi essere 2080, la mia groupie. attenzione. La tua cosa? Sai, le band erano attorniate da fan sfegatate che le seguivano ovunque. Non è quello che sto già facendo? Beh, Effettivamente sì. più o meno. Allora, di qua non si può uscire, di qua i bagni sono un attimino occupati. Beh, credo non ci sia nient'altro, allora usciamo da questo luogo maledetto. Secondo me qui non resta altro. Va bene, va bene. Allora, io proseguirei da qui, allora. Abbiamo controllato un po' di roba. Ah, quelli siamo noi, la direzione in cui stiamo guardando. Sì, dovremmo andare al parcheggio e messo il punto interrogativo. Va bene. Ok. Very good.